Salve a tutti signori, benvenuti a votare questa serie su FIFA 22 con il nostro Drogheda United. Un trailer che per ora va bene, per ora va abbastanza bene. Allora faccio vedere il campionato, siamo 24 punti di vantaggio dalla coppia Bohemian Dundalk. Io ho 24 punti di vantaggio, possibili 27 perché abbiamo una partita in meno, una giocata, quindi una partita in più da giocare. Una differenza reti che è abissale, abbiamo un 65 di differenza reti noi contro il 6 di differenza reti del Bohemian e il 3 del Dundalk. Insomma, campionato stiamo volando. Per quanto riguarda la Champions, abbiamo giocato l'andata del primo preliminare contro il Lech Poznan la scorsa settimana, e dopo un inizio di partita, diciamo che sembrava, come posso dire, preludio a una vittoria piuttosto tranquilla, diciamo ci siamo un po' inceppati sul fine della partita. Abbiamo pure preso il gol del 2-1, quindi una qualificazione che di fatto è aperta. Al momento attuale è una qualificazione che è rimasta aperta, quindi insomma c'è da fare attenzione. Giocheremo con i titolari, assolutamente faremo giocare i titolari in coppa. Qua si farà insomma abbondante turnover, anche a costo di metterci un po' di giovani. Izetbegovic non lo farò giocare mai, quindi piuttosto mi porto un giovane. Caso emergenza, toh, Gaffney. Mi porto Gaffney, va bene, vediamo. Poi, per quanto riguarda COC, Coffee, Andres è stanco, si farà un turno di proprio riposo totale. E come COC abbiamo, chi abbiamo da metterci come COC? Tobin, cioè il giovine Tobin lo portiamo in panca. Vabbè, mediani, come al solito qua, in questi casi Hurtado Arroyo. E poi ci portiamo altri due giovani, che abbiamo Dillon e Kennedy, e portiamo così farli giocare. Difesa Humphries, Marty. Tra l'altro Marty, dovremmo cercare un difensore centrale di un certo livello, nel senso Marty non sta crescendo, anche perché onestamente sta giocando poco, quindi non sta crescendo granché, e potrebbe servirci un difensore centrale che sia anche semplicemente una buona riserva, una riserva a livello di Humphries, di Dejanek, di questi qua, insomma. Va bene così, non dobbiamo neanche spendere chissà quali soldi, semplicemente una riserva, perché per difesa titolare diciamo più o meno ci siamo. Per presente e futuro, Dejanek e Quiroga funzionano. Humphries comunque sta ingranando, tutto sommato va, crescerà, insomma. Per titolari ci siamo, le riserve insomma serve un po' qualche cosa. Allora, per quanto riguarda la difesa di difensore di riserva, io onestamente ce l'ho un difensore da portarmi di riserva. C'ho Doughty, ecco, Doughty, mi porto Doughty, ok. Oshima ci saluterà presto probabilmente, anzi senza probabilmente, a fine stagione si ritira, quindi insomma, capite voi. Allora, questa è la squadra che schiereremo adesso in campionato contro il Waterford. E andiamo. Con Lech Poznan Tutte le attenzioni sono su questo giocatore. dovremmo, Baby è diciamo, un'attaccata del campionato, vorrà andare giocare con abbastanza Pirlo, tranquilli. Mi sa migliorando che devo ancora il suo abbassare il volume bottino. qui, perché mi sono accorto la scorsa registrazione che c'era il volume del gioco che un po' Ci sarà sovrastava ancora me, un e calcio quindi d'inizio. Prima Sandro Tonali con non penso sia eccellente Levi Adani, che buono, saluto ecco. e che è già pronto, Comunque, signori, propizio per il siamo commento tecnico. qui, siamo Pirlo ci pronti. promette questa bella sfida di campionato, divertimento Iniziamo questa assicurato. E partita, ci promette l'ennesima un buon campionato, risultato. prendiamoci Ciao Pier, è la sempre un vittoria, piacere che quello perdersi ci qui in serve. prima fila Io, per commentare una come ho partita di detto calcio, per forse onorare volte, il visto calcio, che e comunque abbiamo speriamo una certa anche oggi di superiorità in poter fare un match campionato, di il mio avvicinamento con chi interesse c'è a casa. è chiudere matematicamente Palla prima uscita, possibile la incisivo questione quintesimo di campionato, così Pezzoli. da poterci dedicare le forze principali alle coppe, diciamo, Passò il coppa. pallone, Più che la interrompe Coppa l'azione del Napoli. d'Irlanda, proprio alla Champions, cercare di andare avanti il più possibile,
nelle coppe europee in modo tale da avere budget per la prossima stagione per insomma, fare acquisti di un certo rilievo. Ecco, ci serve questo. Ok, bravo Royo, benissimo. E questo, non penso che vincerò la Champions in questa stagione. Che poi questa stagione poi è una situazione particolare, siccome la stagione è sfalsata rispetto la stagione del campionato irlandese è sfalzata rispetto alle normali siamo stagioni europee, dovessimo andare per qualche arcano motivo oltre il girone, noi continueremmo questa Champions nella prossima stagione. Insomma, c'è questo discorso, però insomma, questi sono poi tutti i discorsi che faremo prossimamente, diciamo. Qua insomma vedo che ci vanno di fino, ecco, vedo che ci vanno in punta di fioretto con gli interventi. Detto questo, signori, concentriamoci sulla nostra partita. Vabbè, comunque, sì. Concentriamoci sulla nostra partita, andiamo a vincere. Dai ragazzi. Vai Marti. Che no, vabbè. Oh, già. Poggia di qua. Buono questo passaggio. E Ale. Chi l'ha messa? È Zakarian. Signori, prima gol. No, non è il primo gol sulla azione di Zakarian, però. La mette Zakarian, signori. La mette Zakarian 1-0. Bella azione corale. E Zakarian conclude. Bene così, sto Zakarian. È un gran bel giocatore che abbiamo preso tipo al calciomercato letteralmente all'ultimo minuto. Ce lo siamo ritrovati davanti. 3 gol in 2 partite. Almeno in campionato. Grande Zakarian. Questo può crescere bene. Questo può diventare un discreto asset per la squadra. Adesso, signori, mi raccomando. Non buttiamola via. Anzi, ove possibile, andiamola a chiudere. Dai ragazzi, però non... Dai ragazzi. Oh, aperto? No. Intervento fondamentale. No. Interessante il tocco verticale. No, Marti, bravo Marti. Però potevi. Va bene. Allora, Galeano. No. Portatore di palla. Ok. Passa di qua, benissimo. Ok. Lancio a Cardoso. No. Cardoso poggiala indietro, perfetto. Non lì. Io vado dall'alterzino, indirizzato tutto. Solo su con la levetta, vado dall'alterzino. Dai che è tua. Perfetto. Ok, la corsa. Lancia di qua. Vai Cardoso. Mamma, però Cardoso ha una velocità di coordinazione, stop e tiro che è incredibile. Credo di non aver mai visto un giocatore qua su FIFA. Cioè, in un attimo stop e tira subito, tatà. Mentre altri giocatori ci mettono un po' qualche istante in più. Lui è fulmineo. E questo è un grandissimo punto di forza qua. Questo gioco. Almeno in questo gioco. Ok, comunque, signori. Stiamo concentrati. Dobbiamo chiudere questa partita. Dai. Di qua. Ok. Noi. Alla mandracora. Bravissimo. Ok, dai. Dai. Willis. La mette in area. Il gol che dà la situazione di parità. No, scusa, cioè. Qua c'è un. Vabbè. Qua questa è una scena comica. Quello ci andò in testa. Convinto. La prendo io. Boom. Dice. Perfetto. Vabbè. 1-1. Kavanagh. Pareggia Kavanagh per il Waterford.
Tanto potrebbe essere anche. No, non credo sia un ex. Non credo sia un ex. Credo che noi il nostro Cavana che ce l'abbiamo ancora nelle nostre fila. Comunque, signori, oh, siamo calmi, non è successo niente. Non è successo niente. Dobbiamo solo portarla a casa. Benissimo. Abbiamo segnato una volta. Possiamo farlo di nuovo. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Crossa nel mezzo. Ok. Nulla di fatto qui. Ma può metterla in mezzo da lì. No. Pericolo, ok, ripartiamo. Dai. Benissimo. Partono in contropiede. Lancia, vai Zaccaria. No, troppo corta. Troppo corta, troppo corta. Calma. 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 Vediamo cosa fa ora. Vedo dello Shaolin Soccer. Noto dello Shaolin Soccer acuto. Che cacchio è stato. Ok, dai. Ma dalla avanti, Cardoso. Niente. E Humphries in attacco. Così. A caso. Completamente a caso. Prosegue la sua avanzata. Di qua. Ma perché non l'ha. Perché la decentrale si è indirizzata sulla fascia? Porca miseria. Perché? Vai Marti. Ok. Di qua. Galeano. Può servire un compagno. Waterford c'ha la linea difensiva bassissima. Waterford letteralmente. Ok. Tira. Ma tira, ce l'hai lì. Tira. Ce l'hai lì. Ma boh. Niente. Fine primo tempo. 1-1. Si sta, allora, sto giocando un po' meno estremamente a FIFA, questo ok, per via di altre cose, altri giochi eccetera, ma io ho l'impressione che veramente la difficoltà dinamica stia arrivando, il momentum stia arrivando a livelli altissimi, cioè proprio c'ha un'aura potentissima, ecco, per dire una citazione famosa, ecco. Ok, questo sarebbe fallo di mano comunque. Ecco, grazie. Sai com'è? Allora, Zaccarian batte lui il calcio d'angolo. Attenzione, Zaccarian. Ci è sembrato provvedimento disciplinare solo mandato, adesso non si dà una calmata. Vai Zaccarian. Bello. Punizione interessante, ma portiere pronto. Io non capisco quale formula algebrico geometrica devo applicare per capire come si battono le punizioni. Io non, qualcuno prima o poi me lo spiegherà che per punizione si batte, perché io indirizzo la palla in un punto pensando che da là fa una certa traiettoria cosa, e poi mi fa qualcosa di completamente diverso da quanto ho impostato io. C'è proprio completamente, voi avete visto, io ho indirizzato un po' più fuori, in modo tale che, un po' più fuori, in modo tale che con l'effetto la palla vada, diciamo, ritorno in porta al secondo palo. No, è andata sul primo palo, invece no, è andata sul secondo, è andata centrale. Una traiettoria non c'entra assolutamente nulla. Sto Zaccaria non mi sembra scarso come giocatore, cioè non così scarso da vera mira così. Io non capisco. Io ci provo, giuro che ci provo, ma non capisco. Allora, vai Marti. Pericolo scampato con questo pallone. No. Si butta in avanti. Ok. Dai. Che si salva. Avanti. Occhio al contropiede. Lancia Zaccaria. Che pascoli. Che pascoli. Okay. Vai Willis, è tua. Willis, metticelo il piedino. Willis, metticelo il piedino. Sono diventati timidi i miei giocatori. Non mettono più il piedino. Deciso. Metticelo il piedino. Provano a salire. Galea. Bravo qui a sbarcarsi. Vai. Dai che tu, vai Willis. Niente. Bella girata di testa sugli sviluppi del campo. Meno male. Meno male. Ci sarà un cambio. Ragazzi, su, forza. Avanti. Tado. Di qua. Passa! Non possono! Perché non rispondono i miei comandi? Willis, oh, dai.
di qua, Hurtado. Può poggiarla un compagno. Ok. Hauger. In mezzo. Cardoso! Oh, è alle 2-1 Cardoso. E dai. E porca miseria. Grande Cardoso. E alle. Non smentisce mai. Cardoso non tradisce mai. Grande cross di Auger. Cardoso al volo. Ottimo il loro portiere, devo dire. Ottimo. Veramente ottimo il loro portiere. 2-1. Perché ricordate sempre: machine learning, hyper motion, machine learning. Mi raccomando, machine learning. C'era tanto machine learning in quel portiere Waterford. Proprio. Tanto machine learning. Arriva il fischio dell'arbitro. Allora, io direi McKen, posto di Auger, perché vedo che e poi come morire, nel senso, se chiudiamo la partita faccio altri due cambi per turnover, altrimenti niente. Con i tempi giusti stiamo davvero parlando di dettagli. Qua l'allenatore non vuole cari attenzione, allora ecco. E Ken, io indirizzato verso sinistra, McKen. Maledetto, io perché? Ah, va bene. Bravissimo, McKen. Bella, Cardoso. E Ale. Vedete, va subito, stop, tiro. Subito. È l'unico che reagisce in tempi normali ai comandi. Grande Cardoso, 3-1. E Ale, dai. Oh, signori, facciamo il quarto. Chiudiamo. Facciamo il quarto gol. Chiudiamo definitivamente ogni discorso. Questa partita. Sì. Faccio i miei turnoverini bellini. Dai. Allora. Ok. Beh, no, Cardoso però. Vabbè, loro prendo sempre con le mani. Vabbè, ora. Ora, adesso, io prima, allora, meglio un po' più in qua, io un po' più qua, ecco. No, e fa centrale, io non lo capisco, non lo capisco. Non lo capisco. Io ho indirizzato il mirino indirizzato dalla sinistra della porta. A parte il fatto che mi si è riaccentrato a caso dopo che ho caricato. Cioè, dico, mi si è riaccentrato a caso. Ma poi fai una direzione completamente diversa. Non lo capisco. Non lo capisco. Bisogna essere ingegneri per battere punizione. Zakarian. Assist per McKen. Ed è 4-1. E Ale. Oh, benissimo. E Ale, perlomeno chiudiamo questa partita. E adesso si fanno cambi che stiamo facendo. Allora, io direi Gaffney, perché un Cardoso può servire. Io direi Zakarian è interessante. Zakarian. Tanto i mediani, tutto sommato, poi. Ok, Zakarian. E Petrilli al posto di Zakarian, dai. Dai, perché. Onestamente un Zakarian che sia un po' più fresco, onestamente non mi dispiace, soprattutto in coppa. Vabbè che comunque, allora, prevedo con Lech Poznan magari una volta fatto il primo gol, stavolta con Lech Poznan in grande incata dovremmo diciamo, come posso dire, chiudere in breve la questione qualificazione e poi insomma si può fare del turnoverino, ecco, di quello grazioso. Comunque, 4-1 qua la spara. Ma sai che c'è? Io direi, visto i cambi l'ha fatti, 4-1 la partita ha poco da dire. Oh, andiamo, si va direttamente qua alla posso partire 4-1. Diciamo 4-1 all'ottantesimo. La partita aveva anche poco da dire ormai. L'avevamo chiusa proprio chiusa. Allora. Ora. Vabbè, Cardoso è stato straordinario. Vabbè, come al suo solito. Cardoso avete allungato la striscia di vittorie. Tutto merito ai giocatori. Poi con c'è striscia dobbiamo smettere di tirare picchio. Con c'è striscia. Allora.
Hanno giocato bene. Oh, alla fine sì, abbiamo giocato bene, alla fine ci hanno dimostrato in superiori come sempre, quindi riprendiamo. Allora, adesso conto su alcuni giocatori che avevo. Allora, sto Cuenca TS75. Forse era qua. Ah, Arlindo, Selido Arlindo. Questo Arlindo Alves, avevo l'idea di prendere lui poi al posto di Marti, di Achille Marti, onestamente, perché Arlindo Alves, onestamente, so che rischia di non giocare praticamente anche lui, Arlindo Alves dal... Che è il Mozambico, non mi ricordo che nazionalità è questa, il Mozambico. Allora, comunque, il Mozambico credo sì. Allora, non mi frega Alves, vabbè. Comunque, oh, allora, accordo per il prestito di Kennedy. Perfetto, io a sto punto per Kennedy, accordo prestito per 2 anni. Accettiamo, lo mandiamo in prestito anche Kennedy. Posso dire tanto, caso di bisogno si richiama. E adesso, signori, Lech Poznan, la Shabab ci offre 820.000 per Hasegawa. Caro la Shabab, io questo te l'accetto senza fiatare. Ok, ciao Hasegawa, è stato bello finché è durato. Poi ora, trovato niente in Giappone. Ma che minchia fate voi nella vita di... Ah, perché ci cava campione, giusto. Perché ci cava campione. Allora, perché cerco sempre campione. Allora, no, a nulla. Aspetta, scusate un attimo. Modifica. Allora, facciamo che campione non lo mettiamo, mettiamo la prima squadra. Ecco. E qua. Qua ho chiesto troppo, mi sa. Allora, modifica, istruzione. Facciamo da prima squadra. Campione lo leviamo, perché mi sa che chiedo. Allora, leviamo il campione qua. E che mi paio talmente comunque continua ecco, è arrivato quel momento in cui no, che punta, no, tu qualsiasi, no, campione, ecco, da prima squadra campione lo leviamo. Ok, allora, osservato questi dori, allora gestisci osservatori. Ma questo anno. Poi tu. Allora, qui Giappone non ha trovato niente. Sono soltanto questi, cioè, ma non sono giapponesi. Non... Atuesta. Ma non sono giapponese. Non è cambiato giapponese questo. Però sono. Sarebbero interessanti, il problema sono tutti i centrocampisti. Io centrocampo sono messo abbastanza bene. Helly Spots, Oscar COC, 34 anni, anche no. Empalu, e sono tutti questi qua. Ethan Laird. Vabbè, comunque, allora vediamo se finalmente riesco a portare a termine questa registrazione. E ho avuto qualche problema tecnico, un po' più di uno, nel senso, primo tentativo di registrazione c'è avuto, mi si è impallato OBS e quindi c'è avuto me ne sono accorto a minuti di partita e ho dovuto stoppare, poi ripartire. Ho rifatto la partita con questo Select Poznan, ho vinto, tra l'altro ho pareggiato 3-3. Perché? Perché devo dire, tra l'altro, che in questa partita, diciamo che è partito, e penso partirà anche adesso, uno script di quelli vergognosi, ma di quelli veramente vergognosi. Alla fine, un po' di furbizia, un po' per rotta la cuffia, sono riuscito
porta al pareggio e quindi qualificarmi nel totale per la vittoria, ma una roba incredibile, veramente uno script veramente increscioso, perché praticamente si vede questa squadra, questo Lech Poznan, che giocava come fosse tipo il Real Madrid, cioè una cosa fuori da qualsiasi logica grazia di sorta, una roba veramente incredibile. Ora io è stata una cosa veramente fuori, ragazzi, una cosa veramente fuori testa, non potete capire, fa faticaccia incredibile, e là mi sono un po' schifato anche del gioco, perché mi ho sentito veramente preso in giro, perché c'era Lech Poznan che giocava come neanche, che ne so, il Barcellona di Guardiola, quello di Messi, e Guardiola, il primo Barcellona di Guardiola, quello super mega yau, insomma, sapete cosa voglio dire. È una roba incredibile, e mi sa che sarà così anche adesso. Mi sa che sarà così anche adesso. Ripeto, purtroppo quando l'ho giocato la volta e l'ho vinta, purtroppo mi sono dimenticato di far partire la registrazione, di far ripartire la registrazione, e quindi quella partita sì, l'ho vinta, cioè l'ho pareggiata, sono passato il turno, ma non è registrata, quindi non ho dovuto di nuovo riprendere il salvataggio da qui e giocare la partita. Ora sto rigiocando adesso, sperando che adesso vada tutto bene. Nel frattempo cerco di ammazzarmi i giocatori, quanto vedo. E sto rivedendo di nuovo Lech Poznan. Che gioca così. E sapete che c'è? Io l'avevo già deciso durante la partita che ho registrato, per quale riuscivo a passare il turno. Lo mantengo la decisione nonostante tutto. Io questa partita, anche quella di prima, per far confronto, che questa ve la metterò per intero, non farò tagli, se non quello che ho dovuto fare adesso per montaggio, adesso per mettere insieme il video, ma le partite non le taglierò, perché voglio che vi rendiate conto di quello di cui sto parlando, perché questo sarebbe fallo comunque. Sapete com'è? Cioè, questo sarebbe fatto. Comunque, cioè, perché già ho cominciato a intravedere di nuovo all'inizio quello che, di cui parlavo prima. Script quello. Di quello proprio ignobile. Non ci sono dubbi, fuori gioco. Peccato per loro, perché poteva essere. Perché era fuori gioco, giusto? Era fuori gioco. No, fermo. Questo difensore era più indietro. Era più indietro quel difensore, era il numero 4. Era più indietro. Fermi. Qua addirittura si arriva a questo. Ai replay modificati. Va bene. Ottimo, bene. Perfetto. Abbiamo capito tutto. Comunque, dicevo, voglio che vi rendiate conto delle cose, dello script immane. Dell'immane script, voi ve ne rendiate conto. Perlomeno adesso sono preparato, perché so che l'inferno mi attende. Mamma mia, che parata mi ha fatto. Che parata mi ha fatto. Sì, però, cioè, vabbè, avete visto il palleggio, si è fatto quello. Vabbè, ok, comunque, signori, ora torniamo qua alla partita. Dai, ragazzi, adesso concentriamoci nella partita, perché qua sarà infernale davvero. Dai. Ok, possono passare in vantaggio. Voleva davvero provare la potenza, ma non è finito fuori. Va bene. E ripeto, io devo farvi vedere per intero, che devo farvi vedere, perché se lo faccio il montaggio, giustamente potete pensare che il montaggio vi faccio credere quello che voglio dire, quello che voglio io. Invece voglio che vediate per intero queste partite come sono, quanto è ignobile lo script che è arrivato a esserci. Meno male. Ma i tifosi qui in tribuna stavano già per risultare. Arrauri. Non ho una linea di passaggio. Come avanti, dai. Su. Ok.
E qua sei già andato in fuorigioco. Che adottano una tattica molto prudente fin qui. Pa, ok, niente. Da lì può andare col cross. Andres, non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Primo palo. Mezzo. Chiroga. Niente. Mi date. Non mi potete evitare darmi. I difensori. Guarda qua. Cioè. Calma. Benissimo. Avanti. Lancio lungo. Taize. E dai, zona 0. E Ale. E dai. Oh, Izebegovic. E Ale, dai, 1-0, Ize, il buon Ize. Adesso attenzione che qua sarà ancora peggio, lo script sarà ancora peggio adesso, io lo so, perché io quella partita là, la famosa partita che è saltato perché ho dimenticato di avviare il tasto del registratore. Era iniziata così, con gol mio. Avevo fatto il primo gol, poi l'inferno. Poi l'inferno! Doppio vantaggio, solo sfiorato. Si rammarica per lo. Allora, impostazioni, voglio farvi vedere una cosa. Comandi. Time finishing dov'è? Finalizzazione a tempo? No, l'ho staccata la finalizzazione a tempo. E guarda caso in questa partita, Andres mi fa quel tiro là. Bene, dico ottimo. Queste cose mi innervosiscono. Ripetisco, non è tanto questione del voglio vincere facile, del perché ho difficoltà a vincere, o perché perdo, perché cose varie. Ma perché c'ho volte in cui mi sento letteralmente preso in giro, perché non è. Cioè, non può il Lech Poznan giocare come il Real Madrid, cioè capite qual è il discorso, non è ammissibile una cosa del genere. Guarda che cacchio di azioni fanno, tutto di prima, guarda che cosa fanno, guarda qua, meno male, ok, di qua, la Rauri, no, che voi vi rendiate conto della mala scriptata che fanno qui? Prosegue qui dell'avanzata. Allora, in mezzo, dai, ma tira, io ho premuto il tasto del tiro, il tiro, perché fai la torre? Sei davanti alla porta, sei giusto un poco decentrato, ma tira. Odio sta cosa, la odio, con tutto il cuore la odio veramente con tutto il cuore. Di qua, avanti. In mezzo. Può far gol da lì. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Vabbè, gran tiro di Ize. Però il loro portiere, come al solito, prende tutto. Allora, primo palo. Dai. Chiroga. E arriva il fischio dell'arbitro. E dunque calcio di punizione. Perché? Perché? Perché la punizione? Me lo può spiegare qualcuno il perché la punizione? Tanto lancio voi, Andres. E Ale! E dai, 2-0. E Ale! E dai. Rivediamo l'azione del gol. Dai. Olè. Scavalcando la difesa con madre santissima. Ma anche se onestamente dal 2-0 io ho il terrore che partano con lo script supersonico, io sto terrore ce l'ho, quindi io onestamente continuo così. Andiamo avanti. Ecco. Poi se alla fine la partita dovesse rivelarsi una partita fra virgolette normale, magari
ve ne accorgerete già dall'inizio che, insomma, dal fatto che non l'avrete intera Cerca di montata, magari sbloccare la se è difesa con il normale, braccio. porca Ottimo miseria, se è recupero. normale non la monto, cioè se è normale non la pongo intera ma la monto, ecco, però vediamo, cercherò più la partita Palla verso il intera. centro dell'area. Chiroga, Lavoro rifatto qui. va bene, ok, un po' Si perso. accentra. Chiroga, poggia di qua. Lavia, da Palla fuori, niente. intercettata. Rigore! Calcio di rigore. Rigore! Arriva un nuovo E Ale, cambio. dai, Calcio di rigore rigore. volontario. Il tocco in Rigore, avanti. mi sa che la monto. Mi sa che la monto sta partita. Mi sa che la monto. Mi sa che il montaggio lo farò. Questo non è a rigore mai nella vita. Abbia ho preso la gamba. Non è a rigore mai nella vita questo. Vabbè, ma tanto lo sbagliamo, lo so, che lo sbagliamo. E invece Si no! rimette E in invece no, avanguardia il signori! portiere. Lo si mette dentro 3-0, 5-1 in totale. Ah, dai! Livens! Livens! Rigore calciato perfettamente. Vorrei Facciamo vedere pensare l'arbitro che il Allegri. discorso Palla in sale sul qualificazione sia contropiede chiuso, con ma grandissima freddezza. c'è un ma. Gallagher riprende sul risultato E quel complessivo ma è. 5-1. Si chiama script. Quel ma si chiama script. È terrore dello script. C'ho terrore dello script. Lo script potrebbe rovinare Recuperano tutto. bene palla. Lo script potrebbe rovinare tutto. Tutto. Tira. Niente. Pallone che è uscito, ci sarà Vabbè. rimessa dal fondo. Vabbè. Ok. Calma. No. Poggia dietro. Recupero fantastico, Benissimo. sbroglia una situazione Olè. difficile. Ah, però sì, però scusa, c'è però. Dai Continua che. ad avanzare. Occhio Che all'intervento del direttore succede? di gara. Perché sto L'arbitro fallo? preferisce parlarci su. Niente Perché? giallo in questa circostanza. Sono Perché? d'accordo. Mi Manda via piacciono gli arbitri che cortesemente, dialogano con i grazie. giocatori per Oh, spiegare le loro allora. decisioni. Aiuta, secondo me, a Dai. temperare gli animi in campo. Dai. Dai. No, no. Ok, Salta dai, tutto qui. C'è avanti, Livens, la possibilità del bene, contropiede. Andres, Andres, Posizione ideale. di qua, Parto in contropiede, c'è spazio. Popescu, vabbè, Conclusione respinta, pericolo che Popescu, svanisce. Popescu, com'è che hai disimparato a tirare, Non ne Popescu, riesco ad andare porca ancora il pallone. miseria, perché di questo script, perché devi script, perché sto Passaggio gioco devi forzato, ma scriptarmi ci le cose sarà la così? rimessa con le mani. Ok. Cioè io voglio, ripeto, perché ora magari anche sul 4-2 sembra, ah vabbè, allora non c'è lo script, la cosa, allora di cavolate. No, voglio che guardiate quello, voglio che Interviene guardiate l'intercetto al quello passaggio. che succede. Guardate qua. Ha Guardate qua respinto, ma il che pallone è ancora diavolo lì. sa, meno male Ramirez. Voglio Risolve il che problema. guardiate quello che. Guarda che cacchio! Ramirez, io con tutto il bene, ma se stavo impostando Ruolo spesso bistrattato quello del santissimi portiere, numi, c'è. protagonista sul tentativo di combattere Allora. una parata pazzesca con cui ha Di blindato la qua, portata. bene. Non. Boh, Andrea. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, Può vabbè. contare sull'aiuto dei compagni. Sì, L'arbitro lascia il vabbè. vantaggio. Poi ci vuoi andare per favore, ragazzi? No, aia, Prova a colpire al sì, volo. La tolgono dalla vabbè. Il porta Lech qui. Poznan, ribadisco, è il Lech Poznan. Il Lech Poznan, primo turno di playoff. C'è Primo spazio sulla turno fascia. di qualificazioni Occhio Champions. al Il traversone. Lech Poznan, Va di porca volo. miseria, Grande eppure il risposta. portiere loro fa i miracoli. Ah, no, io lo so dove te. Cioè. Qua, lo script è Capisce tutto di ignobile, cioè conquista voglio che palla. guardiate, vi rendiate conto di quanto è ignobile lo script in questa partita, veramente ignobile. Cioè Recupera in guarda area. qua, Pericolo in guarda porta. qua, passaggio facile, lo sbaglia, perché? Difesa Guardate qua, scoperta, è che io sto spazio per attacco. giocando da Dio, ma sto Recupera la palla con un buon intervento. giocando una delle migliori partite che abbia mai giocato, Manca ancora un quarto d'ora alla ma fine. c'è uno script che fa fare Palla interessante per ribrezzo. scavalcare la difesa. Guardate qua, Gioco fermo per fuori gioco, offside, ha perché? modificato una buona Dove? linea. Neanche il Sembra replay fai Rivera che ora vedere. doveva fare
fare dove, cosa? E rimanere in linea con i difensori. Ah, io per fortuna, io ripeto, adesso sto 3-0, 76esimo, quindi vabbè, Occhio a questo pallone no, devo filtrante. star zitto, devo stare Jones, zitto, devo bel stare, dico, portiere, non sto, si fa dopo il 2-1 sorprendere. all'andata sto 3-0, sto sopra 3-0, quindi Tempo relativamente anticipato qui, tranquillo, dribble del anche se io mi pallone. sa un paio di cambi devo farli. Sono relativamente tranquillo, ma Può avanzare indisturbato. guardate qua che sta Pezzetto, la succedendo. corsa alle distanze, Bolt Guardate qua che sta. Io buono. intanto un paio di cambi devo farli, ma non faccio tanto turno. Anzi, io mi metto togli attaccanti, McKenna e Zakarian, ecco. Coffee, gli altri no, Dillon non è partita. Nardi. Andiamo. Così. Questo replay del gol. C'è. Aveva spazio per calciare in porta e non se n'è Non fatto so, nemmeno una vi volta. rendete Andava a finire conto? una botta Questo è imparabile. Lech Poznan. Il punteggio È complessivo che dei pisani semplicemente, Cortina siccome finora ho Chiesa ora sul vinto 5 a tutte 2. le partite, e quando dico tutte, 600 cioè, secondi da giocare ancora. le ho vinte tipo tutte o quasi, credo. Le ho vinte tutte Gira o palla in quasi. attesa che si aprano gli spazi. Letteralmente Deviazione tutte o quasi. determinante. Era il posto giusto al Non lo so, momento forse sono giusto. addirittura a punteggio pieno. Non ne sono certo. Forse avrò perso una partita in campionato, forse. Forse. Non ne sono certo, forse avrò perso una partita in campionato. Però dico, vinte tutte o quasi. È partito il super Palla da piazzare. mega. Il super mega script con i parametri di difficoltà dinamica a palla. Perché E finalmente c'è il recupero del non c'è la difficoltà pallone nel dinamica. possesso di palla. Infatti, no, non c'è la difficoltà dinamica. Infatti, Lech Poznan L'allenatore è pronto a è fermare normale che tutto. giochi così, tipo. Difende bene il pallone. Giochi Prova a tipo il Milan portare di in libertà. Capello, no? Esulta il Tipo il portiere Milan di Tondelli. Sacchi Questo degli vale olandesi, il doppio. Milan di Capello, no? Intervento Normale, prodigioso il sfondato Lech dal Poznan pallone. è il Lech Avrebbero Poznan. preso gol da Che poi quella non è tanto distanza. perché un avversario gioca, è perché il Lech Poznan, cioè, C'è guardate che fa respinta, Lech non è finita. Poznan. Che fanno i giocatori del Lech Poznan? Io Arbitraggio ribadisco, è ferito. il Lech Poznan. Perché se mi giocasse così L'arbitro lascia una correre. squadra forte, dico, oh, ci sta, è forte, ci sta, ok. Ma se mi gioca così Lech Poznan, allora io che ho dalle squadre forti che mi devo aspettare? Ha spazio per tirare. Dice di no Questa, con questo vabbè, miracolo il intervento. portiere, ma vabbè. E questo dico, per questo voglio far vedere, perché poi magari sembra. Io Crossa me la nel canto, me la mezzo. suono, sento e Sicuro in mi presa racconto il le cose. portiere. Magari un montaggio non vi rendete conto. Ma è perché sto facendo la partita della vita che la sto portando a casa in C'è spazio per la maniera ripartenza. relativamente serena, ecco. Ma, cioè, guarda che fanno. Non c'è Meno più male che è tempo, è il finita. segnale che certifica il loro Ma che ho approdo al fatto la prossimo partita turno. della C'è vita qua. contatto che Cioè, non fa una piega. io voglio che vi rendiate conto. Cioè, veramente script ignobile. Devo dirlo, è lo script quando è lo script è ignobile. E questo è quello che è successo. Script ignobile. E probabilmente vi lascerò per intero anche la prima partita di questa puntata. Vi lascerò per intero così. Avete, lo so, verrà una puntata più lunga, magari anche più noiosa, ma voglio che vi rendiate conto di ciò di cui sto parlando. Oh, sto registrando, ok. È ancora un po' presto per pensarci, sì. Tanto si è anche buggato il morale, vedo. Allora, ovviamente fiducia ai miei giocatori. Niente, il morale si è buggato, ragazzi. Si è buggato il morale. Allora, conosciamo i suoi punti di niente. Si è buggato il morale, non sale più, non si muove più il morale. Perfetto. Ah. Offerta del trasferimento di Humphries, mi dispiace, no, Diego More, no, no, comunque sia, no, Cardoso niente, partita sospata, vabbè, spostata, intanto andiamo avanti, aspetta, ora, allora, Kennedy, sono novità, allora, Kennedy in prestito, Hasegawa venduto, oh, bene, ottimo, benissimo. Tanto nella registrazione queste cose sono successe. Nella registrazione era arrivata anche l'offerta per l'altro giapponese nella registrazione. Chi è Alex? Tu Alex Collado? Collado? No, Collado, vabbè, ma intanto sono a posto per esterni in attacco. Che vado cercando? Vabbè, niente. No, no, no! Non devo uscire. Avanti. Allora. Ora di assoluto, giochiamo anche questa partita. E ora io. Probabilmente io anche questa ve la lascio intera, sapete? Niente di persona. Ok, Cardoso, vabbè, Cardoso giocherà adesso, sì, giocherà, sì. Allora, stiamo
siamo in grande condizione, anche lo script devo dire, e proveremo a vincere di nuovo. Olè. Comunque voglio vedere un attimo anche la situazione. Scusate, voglio vedere una cosa, la classifica. Io ne ho persa una. Ho perso una sola partita in campionato, poi le ho vinte tutte, letteralmente tutte, parte una eccezione fatta per una, le ho vinte tutte, e questo fa sì che lo script volasse alto, diciamo. Comunque adesso Longford, anzi no, Longford, perché prima, ogni volta me lo ricordo, Longford dove sta in classifica? Longford è penultimo, anzi volendo è ultimo a pari merito col Finarps, è ultimo a pari merito, 17 punti in 22 partite, 17 punti migliori. Vedrete che giocheranno, vedete che sarà una squadra, sarà difficilissimo vincerla, il perché insomma penso l'abbiate capito. Comunque andiamo con, aspetta, ah no, sì no, di qua, ok, perfetto. Allora adesso Cardoso, Zakarian per Popescu, poi direi due mediani, vabbè, Royo, Hurtado, poi qua Willis, Galeano a destra, difesa Humphries, Marti, per il quale comincio a pensare a una sostituzione, perché Marti vedo che non cresce, non sta crescendo sto giocatore, sta rimanendo sempre un po' così. Anche Coffi, mio malgrado, Coffi, sta un po', sta, arranca a livello di crescita, arranca parecchio, quindi mi sa che un COC servirebbe, probabilmente un COC è un difensore centrale, più che altro anche per completare la rosa, diciamo. Ora Gatti ce lo portiamo, Lavi è stanco, io mi porterei Dillon. Poi che altro? No, nient'altro. Semmai Andres, io ci avrei di giovani a portare su dalla primavera, onestamente. Però vabbè, però gli facciamo giocare a Tobin, poi ci pensiamo dopo. Allora, andiamo con questi, signori. Io direi si va. Allora, ora vedremo. Io ripeto, mi vedo, ripeto, quando vedo script, intanto mi sono dimenticato togli, mamma. Vabbè che bene o male si distinguono, bene o male si distinguono, che pensavo peggio, mi sono dimenticato il discorso anche qua, questo magliette è un po' scandaloso onestamente, cioè non, cioè non mettere due righe di codice in più per cosa? Cosa? Cortesemente, perché? Posso capire perché mi ferma, vabbè, lasciamo stare. Comunque, signori, ok, concentriamoci sulla partita. Concentriamoci sulla partita, dobbiamo portarla a casa. Ma vedo che sì, Longford, già sto vedendo dello Shaolin Soccer, però, già sto vedendo dello Shaolin Soccer. Vai, Oce, lancia Cardoso. Quando è che tiri? Vediamo che dice l'arbitro, interrotto. Tanto per giallo abbiamo Shane Elworthy per gli amici Pippo Franco. Intervento onesto, non cattivo, ma già allora, Marti. Anche per placare sul nascere possibili vendette. Vabbè, non so chi devo dare. Royo. Willis. Alza la testa. Vai Willis. In mezzo. Auger. Conclusione che non ha preso il ciro. Bello. Aveva mirato il palo lungo. Bello questo tiro. Bello. Non sarebbe stato niente da fare per il portiere. Ma bello. Lui destro, Lui è destro. Forse è mancino. Non lo so. Comunque, signori, qua attenzione. Vabbè. Sì. Galeano, dai che tu va.
Guardala. Ha sperato il gol con questa deviazione di testa. Decisiva la deviazione del Legno. Ramirez dove soltanto allungare. Guarda che come cacchio sei. Che stai cercando? Ramirez, che stavi cercando di fare? Per curiosità. Non so, spiegami. Allora. Royo. Ok. Va bene. Di qua sulla fascia. Galeano. Ok. Di là. Hurtado. Di qua, benissimo. Tirare, no, non ti. Porca miseria. Allora, dai che Marti. No. Ok. Giocata di qualità. Serenamente, tranquillamente. Hurtado di qua, niente. Hanno spezzato bene la trama qui. Calma. L'arma del vantaggio si che gioca. Cosa è successo? Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Pallone riconquistato, possibilità. Ok. Si riprenderà con la rimessa. Vorrei capire chi ti ha chiesto di fare sta cosa. Però va bene, cioè vai, no. Willis. No, raga. Oh. Miracolo del portiere. Meno male. Meno male. Ma davvero straordinario. Prima di dare questa palla, grazie. Ok. Dai. Sì. Vabbè. Sì. Sì, vabbè. Meno male. Cardò. No. Ma no, ma vedo che ci vanno in punta di fioretto, devo dire. Ci vanno. Fair play, eh. Yoga bonito. Cioè. Noto del fair play. Attenzione, Cardoso 1-0. Ma che palla che mi devo inventare. Che i miei si devono inventare per arrivare al tiro. Grande Cardoso. Grande Cardoso. Palla là. Tra l'altro poi si nota come cioè lo state vedendo Longford penultimo in classifica, che razza di giocata e partita sta facendo, che è tutta una cosa di difficoltà dinamica non legata a intelligenza artificiale, cosa fare, ma semplicemente una cosa parametristica, cioè ci vedi semplicemente i giocatori iperaccelerati, i loro giocatori iperaccelerati e i tuoi decisamente rallentati, e quello è il discorso che dà fastidio. Che ci è fatto anche nel fare sta cosa, l'hai fatta anche male. Neghi di farla e in realtà stai facendo e la fai male, perché è una cosa ultra parametrica, perché l'intelligenza artificiale è sempre la è sempre la solita intelligenza artificiale da dementi, che sono sempre i soliti movimenti fatti a intelligenza veramente pessima, perché poi appena devono fare le decisioni tanto porca miseria. Vi chiedo scusa, mi si sta per spegnere il televisore, perché tra l'altro poi sto registrando poco dopo la live su MLB che ho fatto domenica. Sto registrando questa puntata di domenica, quindi pensate un po' voi. È un casino. Comunque io ripeto, questa devo farvi. È solo per questa puntata, perché poi dalle prossime torneremo a fare i montaggi, le partite, eccetera. È solo questa puntata, ma perché dovete vedere qual è la situazione, dovete vedere cosa succede in questo gioco. Senza dubbi, senza la possibilità che possa pensare che sia io, fra virgolette, a truccare la cosa per darmi ragione, a fare montaggi e cose varie. No, voglio che vediate le partite per intero. Guarda, tiro a due, allora Ramirez non la blocca, ma porca miseria. Dai, Royo, passa di qua, perfetto. E niente, non reagisce comando. Vai, niente. Calma. Dai. Ok, Calma, ok. Dai. Andiamo. Auger. Cardoso l'ho visto. Ecco, io l'ho visto, i piedi di Auger no.
i piedi di Auger non l'hanno visto bene. Io sì. Calma, dai che fa fuori. Perfetto, dai signori. Si può fare. Si può fare. Allora, Hurtado. Auger. Madre santissima, brutto lancio. Però, in realtà, Cardoso niente. Niente. Vabbò. Vabbò. Allora, siamo tranquilli. Cioè, è il cioè, guardate come gioca. Guardate come gioca. È il Lomford. Non si riesce a giocargli contro. È il Lomford. È il Lomford. Il Lomford. Ci sarà solo un minuto di io sto. E il campionato lo sto dominando. Lo sto dominando. Ho 24. Fischia l'arbitro. Ho tipo fare 24 e 27 punti di vantaggio sulla seconda. E il Lomford penultimo mi dà sti problemi. Cioè, ditemi voi. Comincia ora la seconda. Comunque, io mettiamo qua. Eccoci. Zakarian. Zakarian in mezzo. Incredibile traversa, non è finita. Occhio al corner. Vabbè. Primo palo. Ho sbagliato. Troppo vicino al portiere. Allora, dai. Lo so, io spero che non risulti troppo. Bravo l'arbitro. Puntata. Tanto perché è fischiato sta cosa. Cioè, spero non risulti magari troppo tediosa. Ma perché, ripeto, dovete vedere con i vostri occhi. Dovete vedere con i vostri occhi la partita. Dovete vederle con i vostri occhi. Perché non ha. Non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. Andiamo di qua benissimo. Calma, calmi, ce la facciamo. Ce la facciamo, porca miseria. No. Ok, signori, va bene. Porca. Calma. Eccolo qui il giocatore che nell'intenzione. Calma. No. Portiere super qui, intervento proprio giusto. Se vi rendete conto, dovete vedere voi. Perché poi lei dice vabbè sto giocando male io. Perché vabbè giocassi male io va bene, ok. Può anche essere possibile, visto però ho ripreso a PES, quindi abituarmi a PES. Però poi nel tempo libero gioco più che a cui fa giocare il Derling perché cerca di farmare per le live su Derling, ok? Ma qua non sono io, vedete, sono i giocatori di Parcella, succedono cose strane, non sono io. Tanto. Attenzione, 2-0, porca miseria. Vedete, voi se devo faticare così tanto per fare il 2-0 a Lomford. Penultimo in classifica. Rivediamo questo gol da più vicino. Perché hanno dopo che in campionato ho letteralmente passeggiato su Dandalk, su Bohemians, su gente che mi sta adesso mi sta in seconda e terza mi sta inseguendo in classifica. Io letteralmente passeggiato su di loro. Lomford penultimo. Non so che dirvi, ragazzi. Ospiti che hanno fatto registrare un giustamente sto vincendo tutte e la difficoltà dinamica arriva sempre peggio finché a un certo punto Zakarian. Oh Zakarian 3-0 dai. Oh e Ale bene benissimo così signori benissimo così 3-0 ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla. Senso tranquillo adesso. Ora conducono per 3 reti a 0. Oh. Ora forse lo script mi abbandona, forse. Forse lo script si arrende, possibile. Non mi sto scherzando, ovviamente, però dai. Porca calma. Calma. Aumenta l'intensità del pressing. Ok. Calma, dai.
Chiedo, io spero che non purtroppo si sono messi per motivi a me, io dico mia madre se mi sta segnare lì. mettendo a E c'era chiacchierare Lenny, così guarda il costo amabilmente assistente, ma esattamente attenzione. davanti alla porta della mia stanza, proprio qua davanti, Eccolo, riprende gol. amabilmente dei C'è da fattacci sfulinare la suoi palla filtrante con con la Lenny, però sul vicina, credo, quadrantino del e piano di conosce tutte le sopra, non lo rotture in so, cioè, fisico e io conclude con l'intervento migliore della fase di chiedo scusa, spero che qualificazione. non si senti, spero che Siamo non si senti 3-1 e troppo, magari ecco, non purtroppo finirà io così. oggi è una giornata in cui tutte le Cross verso complicazioni e i il primo problemi palo. ce li ho tutte, Spazzano via il davvero pallone. tutte, davvero tutte. Spero di riuscire finalmente a portarla a casa. Beh, sai che 3-0 71esimo potrei, in caso di riuscissi a fare il quarto, potrei anche ipotizzare di Montale. andare direttamente al risultato. Insomma, no, Ottima la capite chiusura, voi quello bella che, azione. insomma, la partita potrebbe non Angolo in avere granché da contropiede. dire. Io spero solo che. Ok, allora devo soltanto fare il quarto. Se faccio il Tacchino quarto, robusto, magari la palla a posso destra. chiudere. Che stai facendo? Vabbè, Prova con io il sono lob a senza mettere in moto parole. il compagno. Perché? Passaggio che Io trova bene il mi compagno. indirizzato al mio E c'è il attaccante. gol, si portano adesso a meno Io uno. avevo Attenzione, indirizzato al mio rimonta attaccante. Io avevo possibile adesso. indirizzato al mio attaccante. In avanti avevo indirizzato quel passaggio che ha 3 a fatto quella 2, partita cosa molto smorta là, spettacolare. lì accanto a lui. Io avevo indirizzato verso avanti, verso il mio centravanti. E invece ha fatto quella cosa smorta lì. Palla spazzata via. Io non so veramente che dire, però vedete, cioè, comincia a esserci lo script quello importante, devo Ottima la lettura del dire, difensore che ha comincia a riuscito a vedersi recuperare lo proprio il script pallone. quello serio, ecco, quello importante. Guarda qua, ok, Marti, vabbè, vai tu e vuoi ripartire, Zaccarian, per favore? Oh, vai Guadagnano Zaccarian, metri. in Solleva la mezzo, testa, c'è il cross in area. dov'è? Occhio Dov'è da Cardoso? lontano. Vorrei capire. Dov'è Cardoso? Io avevo un centravanti. Si chiamava Cardoso. Era biondo. Era Pallone centravanti. invitante. Però per qualche motivo non lo ritrovo più in avanti. La mette nel Vabbè, mezzo. ma fuori gioco comunque. Tutto fermo, c'è fuori Vabbè, gioco. vabbè, Ci sarà signori. dunque la sostituzione. Purtroppo. Vabbè, comunque, per fortuna. Partita. Qualcuno siamo portati avanti Prova a anche sorprendere la con difesa più. con un lancio profondo. Il portiere si salva grazie al palo. Difficoltà del previsto, Va ancora però avanti insomma, col se gol, ma non tutto va mancano 5 bene, minuti alla dovrei fine. riuscire. Hanno la Ecco, possibilità della ripartenza. vabbè, stavo dicendo, Resiste la stavo pressione degli dicendo, avversari. Possono dovrei trovare il gol del riuscire, pareggio. certo. Attenzione. Palla in rete, ritrovano la parità. Stanno Va compiendo bene, 3 a un'impresa. 2. 3 a Una partita 3, anzi. fantastica. 3 a 3-3 il 3, punteggio. 3 a 3, me l'hanno pareggiata, non me ne sono manco Devono accorto. spezzare gli indugi se 3 a vogliono provare a 3, vincere 3 questo a 3, match. me l'hanno pareggiata. Io ero convinto che stessimo 3 a 1. Va bene. Tira. L'intervento decisivo del portiere. Occhio al calcio d'angolo, vogliono il gol della vittoria. Va bene. Allora, Zaccarian. In Corner in mezzo. area. Ha provato il colpo di testa, ma E nulla da fare. Il pressing della difesa è stato niente, decisivo il qui. gioco è così. Purtroppo io 3 a 3. Ci hanno pareggiato. E secondo me ci battono anche adesso, sai? Davis La recupera beffa bene qui il viva, pallone. Non è che ce la fanno la beffa, non è che Saranno non ce la 2 fanno, minuti di ce la recupero, fanno come la indica chiaramente il beffa. Qua? quarto uomo. Dai, Auger. Auger. E Può a chi la colpire da do? lì. E vabbè, niente. Risolve problemi, grande intervento. Improvvisamente mi hanno. Boh, Non c'è più non do. tempo, Vabbè. gara che si chiude in parità, un E risultato che niente, sembra pareggiamo con la accontentare penultima soprattutto in i giocatori di classifica. Certo. casa. Il match si conclude in parità. Pareggiamo con l'ultima in classifica. L'ultima da finire, nel frattempo gioca come Real Madrid, tipo, Mi corre a 3.000 all'ora. Vabbè, tanto chi se ne frega. Non sono 27 punti di vantaggio, sono 25. Alla fine qua, volendo anche, è un sonoro chi se ne frega alla fine. Comunque, allora, ottima prestazione nel complesso. Bene così, io direi questa puntata la chiudiamo in maniera anche abbastanza serena, perché sì, perché meglio che dopo, poi già comunque tre partite in questa puntata le ho giocate, meglio che la chiudo il più possibile. Tra l'altro, ora prossimo turno, Frontello Vittoria Pilsen. Chiroga, mi fanno offerta. Mi offro 89 milioni per Chiroga.
anche no, decisamente anche no. Arriviamo alla partita con Vittoria Pilsen. Auger dice che sta affrontando un buon periodo e ci penserò, ci penserò. Io ho offerta per Amplis, va bene, ok signori, io direi che per oggi fermiamo qua. Puntata verrà, siccome non sarà montata, verrà un po' più lunga del previsto, ma il perché però ampiamente spiegato. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi, alla prossima.